sono cittadini europei. Questa sarà la prossima richiesta, io l'ho già chiesta in via informale alla Mogherini, non si è degnata in 4 mesi di una risposta, ma forse ha trovato la persona sbagliata, perché di testardaggine anche in Europa mi riconoscono, e quindi attendo l'arrivo di Girone per andare avanti con questa interrogazione, perché l'Europa deve entrare anche in quello che deve essere il Tribunale del Mare. Ci sono stati altri casi di cittadini europei che l'India ha detenuto in prigione o anche torturato, anche questo sono vari aspetti che ci hanno elencato, ma volutamente non ho sottoscritto e non ho partecipato a quella risoluzione per non confondere le due vicende. Perché altri cittadini europei, innocenti o colpevoli, erano cittadini europei normali, non voglio dire che Gironatore non lo siano, ma non erano militari per operazioni di antipirateria. Invece gli altri cittadini erano operai, in un caso era un manager, nell'altro era un giornalista, quindi non volevo confondere i due aspetti. E allora su questo non è stata la mancanza, per chiarirlo anche ai media, di non voler sostenere più i Marò, ma anzi di sostenerli ancora di più per fare un'azione specifica ad hoc per loro, che sono stati al servizio internazionale di operazioni di antipirateria. Io mi auguro di poter abbracciare simbolicamente Girone al più presto e di vederli anche in Parlamento italiano, perché abbiamo bisogno di sentire dalla loro voce chi ha dato l'ok per farli entrare nelle acque indiane e chi da Roma, e da Roma parliamo, ha dato l'ok anche di scendere in terra indiana. Bravo.